Siamo qui con il signor Mario De Buglio che ci racconterà la sua storia. Signor Mario, ci vuole raccontare la sua storia di guerra? Sì, beh, Va bene. comincio qua, come qua in chi mi ha chiamato le armi avanti, Sì, sì, eh? sì. Mi sono dato dalla naia. Va bene, va bene, va bene. Porco cane, adesso. Sotto la naia mi ricordo più giorno, ma. E sono andato a Acqui, provincia di Alessandria, Sì. nel secondo reggimento artiglieria di corpo d'armata. E lì, dopo l'8 settembre, mi hanno fatto prigionieri di guerra i tedeschi. E lì, dopo pochi giorni, mi hanno portato in Germania, prigionieri. E lì mi hanno descritto quello che volevo fare loro. E adesso penso al film. Lì sono andato in Germania e mi facevano lavorare in fabbrica, chi anche nelle miniere, che io è morto quasi tutti che andavano nelle miniere, perché era per andare nelle miniere bisogna mangiare bene, altrimenti quel clima che c'è nelle miniere Si muore. si muore, spranca morisce. Si ricorda il nome del campo in cui era prigioniero? Cerchi degli mammenti. Dunque, ero a Westick in Germania, Kreisberg di provincia. A Westick, Iserlohn, e Dortmund è come la sede del campo, ma era Dortmund. Era un camma, era un po' lontano da noi, Dortmund, ma noi realmente eravamo a Westick in Westfalia, Westfalia. E lì mi hanno subito messo a farmi lavorare, e chi bene, chi male, lavorava lì, e poco, ma eolica, poco mangiava. Che tipo di lavori faceva nei campi, signor Mario? Faceva un po' di tutto, quel che interessava più a loro, perché era loro che comandava. E noi dovevamo fare quello. Dunque, io lavoravo in una fonderia, che il padrone si chiamava Otto Kuhlmann, il padrone della fonderia, si chiamava Otto Kuhlmann. Dove alloggiavate? Nella fabbrica, che erano tette stanzetti, c'erano 150 prigionieri, e si lavorava un po' per parte, era come fosse un stabilimento, e lì si lavorava e un po' di tutto un favo. Signor Mario, quando è che è tornato a casa dopo? Nel settembre del 45 sono attaccato, settembre del 45, lì dopo, però mi hanno tenuto, dopo la liberazione, mi hanno tenuto a mulà 6 mesi, mi hanno tenuto lì. Il motivo più grosso, sa quello che era, perché mi No, hanno. mi dica. Eh? Mi dica qual era. Ecco, era che non c'era più una ferrovia che
che era in grado di camminare il treno, perché erano tutti bombardati, tutta l'aria era. Loro siamo stati lì fino ai 30 settembre, siamo stati lì. Cos'è rimasto in lei dell'esperienza della guerra? Com'è? Cos'è rimasto in lei dell'esperienza della guerra? L'importante della mia casa, dopo ero vestito così, guardate la mia fotografia. Lì è stata dopo la liberazione, ho finito un boulangerie che era naia, se no, io così tutti, quel che mi dava poi il tedesco, mi super lavora. Via. Tu che soffrivo mio, senza mangiare niente, niente, si viveva. E lavorare, fa quel che volevo, fa loro, i tedeschi. Fino che le dì la liberazione. Ecco. La sera della liberazione, ero quattro gangsters, sai chi sono gli gangsters? Gli americani, dico io c'ho mangiato gesti, ma parevo quattro banditi che ruavo, armatici nei denti. E lì, e ho visto 50 tedeschi con le mani in alto che venivano incontro agli americani. Erano tutti anziani però che vengono tedeschi, quelli che tenevano indietro del fronte, perché gli anziani al fronte arrivavano mica, ma lì, e lì, in la liberazione, dopo la liberazione i tedeschi mi hanno, no, gli americani mi hanno mandato nelle ex caserme dei tedeschi a rifugiarsi noi, perché prima non c'era poco. Si lavorava in giro. Mi chiedo qualcosa. Quel giorno che è sceso qua dal treno, cos'è che ha vissuto nel suo cuore? Mi sono trovato un grusin prima di partire dalla Germania, era il fratello Martin di Pruna. Sì, vanno avanti con lei. Beh, sì, mi sentono se parli. E ho trovato e disse, io vado a casa domani. Dopo l'una ride grosso. E mi dice, vieni a casa domani, dopo domani, lo dice. Quindi i miei genitori sapevano che io arrivavo. Io ero fuori alla stazione a aspettarmi. Loro piange, e mia piange, tutti piangevano. Ecco. Signor Mario, ha qualche messaggio da dare ai giovani d'oggi? Adesso un messaggio di mica capitare come l'hanno capitato a noi, perché adesso al momento è il momento più tranquillo del dopoguerra, perché la guerra non è più inizio. No, guerra l'Italia non ha più faccia. E dopo mica. Quindi,